tensione a palate. Non so come possa essere accaduto. Rinaldi, palla corta, la ricezione di Bottolo molto buona, palla dietro ancora per Casaro, murato da Nema Petric. Il vantaggio di Modena che torna avanti. E ricordiamoceli, segniamoci i punti di Petric in questa partita, perché ripetiamo, anche in caso di qualificazione è quasi certo che questa sia l'ultima apparizione di Nema da giocatore al Palapanini. Sono 4 posti per andare in semifinale in gara secca giovedì, ricordiamo. Palla ben ricevuta, ricostruzione per il primo tempo da parte di Cannella, tenuta dai gialloblu. Petric sulle mani alte e a bersaglio, 19 come per il 7-6, il sorpasso lo sigla il capitano in pectore, il veterano serbo, che rimanda Vettori al servizio. Vediamo se Nema Petric riesce a propiziare la lungo decisivo per Modena per portarsi avanti 1-0. La Modena che, ripetiamo, ha un tasso tecnico di esperienza molto maggiore rispetto a Padova in campo. L'ace di Nema Petric, il suo marchio di fabbrica, da posto 6 a posto 5. 21-19. Vuole farcele vedere tutte le giocate in quest'ultima partita, forse della carriera, probabilmente della carriera al Palapanini. Già un muro, un attacco, un ace, anche un altro ace, più bello di quello di prima, perché meno forte, più sapiente, con la palla corta, 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 morbida, in un irraggiungibile posto 4. Nema, grazie di tutto e grazie anche per questo strappo che costringe Cutini al secondo timeout. Ultimi colpi al Palapanini e quasi tutti da spellarsi le mani. 24-19, grazie per la qualità, per lo spettacolo. Grazie di altro, Nema, non di questo gironcino, ma grazie anche di questo. Muro di Nema Petric. Secondo muro personale, quinto punto personale. 5-2, Nema, ripetiamo, sta facendo una serie di cose meravigliose legate al fatto che a me sembrerà una qualunque partita del gironcino, forse la sua ultima nel Tempio del Volley. Va al servizio proprio lui, il Ralph Macchio del Veneto. Credo che Zaia lo abbia anche assoldato come uomo immagine. Intanto grande palleggio di Christensen e grande diagonale di Nema Petric, che abbatte Mattia Gottardo, il giovanissimo libero di Padova, che prova a metterci la spalla e a momenti Petric gliela sporta. Porro tira forte, il nastro aiuta Gottardo in ricezione, palla in due, dietro per Casaro, difesa da Porro dopo il tocco del muro. Christensen ricostruisce, palla alta, spinta per Petric sulla linea laterale, con l'ennesima delizia di una gara sin qui impeccabile da parte di Nema Petric. Livello altissimo, lo ricordiamo, Nema lo sa, forse è l'ultima volta che gioca tra le mura del Tempio da giocatore con la maglia giallo-blu. 2-0, Nema con un colpo straordinario,